Invincibili sì, perché l'ha detto questo signore qui, Cristiano, con un gol che ci proietta all'indietro di una quindicina d'anni, quando gol del genere li faceva Pavel Nedved e c'era sempre nella Juve almeno un giocatore che ti risolveva le partite, che segnava nel momento in cui era necessario e che diceva proprio questo: siamo invincibili. Cristiano, con questo gol che mi ha emozionato tantissimo, ha detto proprio questo: siamo invincibili. Un gol veramente tirato fuori dalla sua maestria e dalla sua magia, dalla sua classe. L'abbiamo comprato per questi gol. Voi direte: l'abbiamo comprato per segnare a Empoli? Sì, l'ho comprato anche per segnare a Empoli, perché stasera è stato decisivo e determinante e non è certamente la prima partita in cui lo è. Rigore sacrosanto, tra l'altro trasformato egregiamente, ma non bastava, non poteva bastare, non doveva bastare. Dovevamo vincere e abbiamo vinto. Sì, però siamo stati veramente bruttissimi. Infatti dal Siu di Cristiano al Fiu di Allegri, che è andato via incazzatissimo prima del fischio finale, ce ne passa veramente poco. Nel primo tempo, e l'ho detto fin troppe volte poco, perché veramente ne passa pochissimo. Il primo tempo è stato orrendo. Abbiamo concesso all'Empoli di giocare, abbiamo subito il suo ritmo e il suo gioco. Abbiamo concesso troppo e sofferto troppo sulle ripartenze. Malissimo il centrocampo in generale, il peggiore del primo tempo senza alcun dubbio Bentancur per quanto riguarda la mediana, ma malissimo anche Bernardeschi, che ha perso tutti gli uno contro uno nel primo tempo e ha subito anche i dribbling. Bentancur male per lo stesso motivo e anche per dei passaggi sbagliati, soprattutto quando eravamo in pressione, e ha fatto appunto partire i contropiedi, le ripartenze dell'Empoli, che sono state micidiali, sono state pericolosissime. L'Empoli dopo l'1-0 ha rischiato di fare il 2-0, ma ha rischiato seriamente di farlo. Comunque abbiamo provato a fare qualcosa nel primo tempo attaccando tantissimi calci d'angolo, avevamo tirato più volte in porta noi, avevamo fatto più possesso palla e più passaggi, ma ovviamente non è sufficiente, non possiamo accontentarci di qualcosa del genere ad Empoli contro l'Empoli, una squadra che ha fatto malissimo in questo inizio di stagione e che ovviamente ha fatto la partita della vita contro la Juve. Ma è colpa nostra, non è colpa dell'Empoli, non c'è bisogno di fare le vittime nei confronti dell'Empoli di turno che fa la partita della vita. Lo sapevamo, lo dovevamo sapere, l'approccio doveva essere assolutamente diverso. Piccola parentesi sul gol, errore secondo me di Alessandro, perché non ha alcun senso fare una scivolata sulla tre quarti offensiva. A qua si invola a quel punto verso la porta, non contrastato dal suo diretto marcatore che doveva essere Alessandro, vista la zona di campo in cui correva. Bella chiusura, ottima chiusura di Matuidi, che però non poteva chiuderlo in assoluto, cioè qualcosa che potesse passare il pallone, il rischio c'era. Dopodiché ottima chiusura di Bentancur, che intercetta, ma su quella seconda palla Caputo è liberissimo. Rugani stava marcando il suo uomo su Caputo, a mio avviso doveva andarci piani, che era lì a circa 5 metri a non marcare nessuno, in ripiegamento, in ritardo e appunto senza prendere l'uomo. Quindi errore di Alessandro e di Pjanic, però comunque era un gol che era scritto, era nell'aria, perché troppe ripartenze, ripeto, e troppa imprecisione in copertura. Dato positivo sia del primo che del secondo tempo, a mio avviso i due esordienti praticamente, uno assoluto, uno in realtà non proprio ma quasi, poco ci manca, Rugani e De Sciglio, hanno fatto una buonissima partita secondo me, hanno sbagliato veramente pochissimo, almeno loro. Nel secondo tempo grandissimo cambio di approccio giustissimo, corretto, quello che è stato messo in campo dalla Juventus, è entrata in campo nel secondo tempo con il piglio giusto, con la mentalità giusta. Bisognava aggredire, tirare, attaccare e fare sto cazzo di gol, fatemelo dire, che è venuto su un rigore, ma prima c'era stato tanto altro, tanti tentativi, soprattutto con il pericolosissimo Alessandro, che al netto di questo errore che dicevo sul gol di Caputo ha fatto una straordinaria partita, e la traversa di Pjanic con deviazione del portiere. Comunque si poteva sicuramente fare meglio anche prima del rigore. Poi dopo il rigore c'è stata una fase anche di controllo, una fase di controllo che andava bene in quel momento lì, secondo me andava bene, perché la Juventus ha provato a mettere anche un po' più di calma, ha provato a mettere più il fisico, ha subito falli, ha evitato le ripartenze, ha evitato di cedere il pallone troppo presto, come era avvenuto nel primo tempo in cui non si riusciva a tenere un pallone tra i piedi.
Poi è arrivato Cristiano che appunto ha detto silenzio, fermi tutti, siamo la Juve, non vincerete. E quindi ha messo il pallone lì. Un gol praticamente da salvare in tutti i formati, GIF, MP4, AVI, tutti quelli che avete, e ce lo guardiamo tutti i giorni quando ci svegliamo e così sia. Poi però è successo altro, è successo che la Juve ha rischiato di subire il pareggio troppe, troppe volte nei minuti finali. Secondo me Barzagli doveva entrare prima, non so se è stato tardato il cambio per motivi tecnici o perché Allegri ha tentennato, ma doveva entrare prima, perché se deve entrare per dare sicurezza in difesa, ed è quello il suo ruolo, la deve dare quando serve, non quando già stiamo subendo i contrattacchi. Poi in quel momento la Juve era stanca, Dybala era stanchissimo, credo che Allegri si sia incazzato come una bestia alla fine con Dybala che ha fatto fallo all'ultimo minuto. Ok, però è anche vero che lì Dybala poteva solo fare fallo, se non faceva fallo l'Empoli comunque ripartiva palla al piede. Non per assolvere Dybala, per carità, perché quei falli lì sono odiosi, chiunque li faccia, però non era soltanto quello, perché avevamo concesso punizione prima, avevamo concesso mi sembra fallo laterale un attimo prima, e comunque troppi cross dentro, troppi rischi, anche il calcio d'angolo inesistente tra l'altro che era stato dato lì nei minuti finali. Per fortuna c'è stato Scesi, c'è stato Bonucci che è stato autore di una grandissima partita, però veramente dal siu al fiu il passo è stato troppo breve e abbiamo veramente sofferto. Soffrire con l'Empoli veramente non ci sta, non ha senso, non è accettabile, è inconcepibile, però abbiamo vinto. Questo è quello che vi posso dire. La partita sicuramente non è stata giocata bene in assoluto, per esempio Douglas Costa è entrato bene, ovviamente è entrato tardissimo, bene, male invece è entrato secondo me Cuadrado, che ha sbagliato un paio di cose che non doveva assolutamente sbagliare in difesa, e poi quando è stato messo in condizione di andare solo verso la porta da Dybala, cazzo, la devi segnare, porca miseria, non è possibile che ogni volta che ti trovi davanti al portiere sbagli qua Cuadrado, non è possibile, devi darti una svegliata, devi capire che devi scegliere bene quando ti trovi in quelle situazioni, o tiri in porta, spacchi la porta e fai quel cazzo di 3-1 che chiudeva la partita, oppure se la devi passare bene, non così male. Fa bene Cristiano che fa il pollice così al compagno per incoraggiarlo, ma quello è veramente una cazzata mega galattica di Cuadrado, che poteva rischiare grosso, perché se l'Empoli pareggiava la colpa era anche la sua. Bene, in tutto questo Dybala capitano, molto fiero di lui, molto orgoglioso, molto felice, perché credo che lui sia il capitano della Juventus del futuro, almeno nei miei sogni, magari anche nei vostri, ne parliamo magari in un'altra sede. Questo era il mio commento a caldo, a caldissimo. Post Empoli Juventus 1-2, ci vediamo domani come sempre per l'analisi tattica, mai come in questo caso necessaria, proprio veramente importante farla e comprenderla bene, perché dobbiamo capire che cosa non ha funzionato nella Juve di stasera, perché non si ripeta più, ovviamente devono saperlo anche i giocatori, deve saperlo Allegri e sicuramente lo sapranno, ma cerchiamo di analizzarlo anche noi. E allora buona serata nel segno di CR7 e sempre forza Juve.